Lunedì 4 luglio 2016, buona giornata a tutti e buona settimana a tutti. Vediamo ora i fatti principali della città. La fermata della metropolitana M2 di Moscova rimarrà chiusa per circa 2 mesi, dal 10 luglio al 10 settembre, per consentire il rinnovo delle infrastrutture, in particolare delle scale mobili. ATM consiglia dunque di utilizzare la vicina stazione di Lanza, da cui è possibile raggiungere Moscova con gli autobus 43 e 94 e con i tram 2, 4, 12 e 14. Dopo la prima riunione al Giambellino, il vice sindaco Anna Scammuzzo ha predisposto un programma di incontri con le diverse comunità religiose operanti a Milano. L'obiettivo è quello di unire tutte le diverse anime dell'Islam cittadino. I primi incontri saranno con il CAIM, Coordinamento Associazioni Islamiche, e con la Casa di Cultura Islamica di Via Padova, cioè i due enti che avevano vinto il bando comunale per l'ex Palasharp e per Via Esterle. Seguiranno iniziative di dialogo anche con le altre realtà religiose. Apre questa mattina in via Fortezza 11, zona Villa San Giovanni, la nuova sede dell'INPS di Sesto San Giovanni, appunto, che assorbirà gli uffici di piazzale Oldrini, ampliando i servizi e i campi di intervento. L'iniziativa rientra in un più ampio progetto di assetto territoriale che prevede anche la chiusura degli uffici di Milano Niguarda. Per l'occasione sarà istituito anche un punto cliente, l'unico in Lombardia, che sarà aperto al pubblico lunedì e giovedì dalle 14 alle 16:30 al piano terra del Palazzo Municipale di Piazza della Resistenza. E con questa notizia per oggi è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento come sempre a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano, a presto!